Ciao ragazzi, sono Egofledo e oggi vediamo come inserire qualche esplosione nei nostri video. Ciao, sigla! E parliamo di esplosioni in digitale, parliamo di compositing della precisione, quel ramo degli effetti speciali nel quale si mettono insieme più elementi dal punto della composizione per formare una sequenza, un effetto digitale. Esistono molti elementi premoltiplicati in commercio, ma anche gratuitamente scaricabili in rete. Ve ne segnalo alcuni qui come Detonation File, Action Essential e Artbeats.com, che a mio avviso sono i migliori, ma ne esistono centinaia, tantissimi, quindi basta cercare su Google. Una volta che abbiamo trovato questi elementi, andiamo a vedere all'interno del software After Effects come integrarli nella nostra sequenza, nel nostro video. La prima cosa da fare, a meno che non abbiamo una ripresa statica da cavalletto, è fare un tracking della sequenza. After Effects mette a disposizione un ottimo sistema nativo di tracking, ma diciamo che io vi consiglierei il Camera Tracker della Foundry, che per esperienza personale è uno strumento sì più avanzato, ma molto intuitivo e anche molto performante, quindi lo consiglio anche ai novizi, perché come vedremo è veramente facile da usare ed è ottimale nella maggior parte delle situazioni. Allora, premiamo su tracking, aspettiamo che il programma calcoli tutti i vari movimenti. Dopodiché andiamo su Soul Camera, che ci crea un livello camera, un livello fotocamera. A questo punto con Create Chain andiamo a creare la scena 3D, andiamo a riprodurre l'ambiente 3D. Gli oggetti null che andiamo a creare li utilizzeremo semplicemente come punti di riferimento nel nostro spazio. Dopo il tracking ci occupiamo di compositare realmente la scena. Dunque, per prima cosa, la corrispondenza delle luci e del colore all'interno della nostra scena. Per farlo utilizzeremo strumenti come le curve o regolazioni colore che ci serviranno nel nostro caso. Per essere più precisi possiamo andare a lavorare anche singolarmente sui canali del colore. Come vedete qui abbiamo i tre canali principali, il red, il green e il blu. E attraverso l'effetto correzione colore livelli andiamo a modificare l'input black in questo modo per ogni canale. In questo modo sappiamo esattamente cosa stiamo facendo, lavoriamo su ogni canale preso individualmente. Ok, aggiungiamo anche altri elementi come ad esempio un po' di polvere, dei detriti. Cerchiamo di metterne più possibile. Tre cose da fare. Considerate sempre la prospettiva della scena prima di mettervi a lavorare. In questo modo saprete come agire nel migliore dei modi a seconda della situazione che verrete ad affrontare. 2. Randomizzare il più possibile gli elementi che usiamo. Quindi se usiamo più elementi premoltiplicati, chiaramente rendiamo il tutto più
eterogeneo e più fotorealistico. L'audio. L'audio è più importante di quanto normalmente si pensi, importante per qualsiasi tipo di videoproduzione, è ancora più importante per gli effetti speciali, soprattutto per le esplosioni. Una buona esplosione, un buon audio dietro, un buon editing riesce davvero a fare la differenza a volte, anche quando la grafica non è eccellente, quindi importantissimo. Tre cose da non fare. Non siate disordinati, perché sebbene sembri una banalità, è fondamentale mantenere un ordine all'interno del progetto, perché altrimenti facciamo confusione noi, il progetto va più piano e non riusciamo più. Quindi si perde un po' più di tempo prima per mantenere un certo ordine, un certo controllo, ma ci si guadagna molto in fase conclusiva. Non esagerare con la correzione colore e bagnone. Non far andare troppo veloce l'esplosione. C'è un ritmo anche negli effetti speciali. Ci deve essere un'azione e una reazione. L'effetto deve essere cinematografico. Il compositing, quindi, è un ramo vastissimo degli effetti speciali. Chiaramente io qui volevo solo introdurvi all'argomento, senza alcuna pretesa. Sentitevi liberi di espandere queste idee come meglio credete e soprattutto ricordatevi che è solo attraverso la pratica costante, la sperimentazione, che si cresce veramente. Le regole ci sono, sì, è importante seguirle, ma come in altre cose è anche importante a volte saper uscire dagli schemi e provare qualcosa di nuovo. Essere creativi, almeno provarci. In conclusione, create, create e create, e soprattutto divertitevi. Io spero che vi sia piaciuto questo mio video, io sono Ecofredo e vi saluto. Alla prossima!